Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi ho questa torta qua con me perché vi volevo proporre il tutorial della ricetta per realizzare la torta di mele. Quindi andiamo subito a vedere insieme come si realizza. Gli ingredienti che ci serviranno per preparare la torta di mele sono 150 g di farina, 150 g di fecola di patate, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, due uova, uno yogurt, aroma alla cannella e una mela. La prima cosa da fare è unire allo zucchero le due uova. Poi con uno sbattitore elettrico andiamo a mescolare zucchero e uova. Adesso dobbiamo aggiungere uno yogurt e con lo sbattitore elettrico mescoliamo anche lo yogurt alle uova e allo zucchero. Adesso dovremo aggiungere all'impasto la farina e la fecola di patate insieme alla bustina di lievito per dolci. Mescoliamo tutto insieme. Adesso dobbiamo aggiungere l'aroma alla cannella. Io utilizzo l'aroma in fiale. Se per caso non vi piace la cannella, ovviamente potete andare ad aggiungere anche un altro tipo di aroma. Può andare bene un aroma al limone, può andare bene alle mandorle, può andare bene alle scorze d'arancia. Insomma, potete mettere quello che preferite. A me piace la cannella perché lo trovo un buon abbinamento con le mele, quindi vado a mettere quello, però non è obbligatorio. A mescolare ancora un pochino. Adesso, aiutandovi con una spatola per dolci, dovrete trasferire tutto questo impasto all'interno del tegame e poi andremo ad aggiungere la mela. Adesso andiamo ad aggiungere la mela sulla superficie. Io la metto semplicemente così tagliata a fette tutto intorno, in questo modo. Dopo aver distribuito le fette di mela sulla superficie, andate a cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti, però sulla cottura cercate di vedere bene com'è il vostro forno. Nel mio sono sufficienti 40 minuti. Magari è possibile che ci siano dei tipi di forno che richiedono più o meno tempo, quindi state sempre attenti. Ci vediamo dopo per il risultato. Questo è il risultato della torta di mele. L'ho tolta dal tegame, l'ho messa in un piatto, come vedete è ben lievitata. Faccio fare un giro alla torta così vedete anche il bordo, vedete che è venuto il bordo alto. E questo insomma è l'effetto finale, ha un buonissimo profumo. Io vi auguro buon appetito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!